Campo Boero di Mollassana, con noi mister Parodi. Mister, l'ho detto per scherzo prima, ma lo ripeto, si può vincere anche senza fare 4-3, sì, ci sono altri risultati. Decisamente, perché inizio a diventare vecchio anch'io e soffro in panchina da matti, quindi sono stati oggi e domenica scorsa due risultati rocamboleschi. Però frutto anche del momento, le squadre si devono ancora un po' assestare, quindi dal punto di vista difensivo noi sicuramente dobbiamo migliorare tanto, perché abbiamo preso, quanti gol abbiamo preso? 10 gol in 3 partite, sono troppi per una squadra. Una squadra come la tua ne dovrebbe prendere esatto. Meno. Poi se riusciamo a fare uno in più o degli altri, bene, però ad esempio il secondo gol stasera molto evitabile. Invece il primo di Costa e l'ultimo di Romei sono due capolavori, quindi niente da dire quando prendi quei gol. Bene, cosa ti è piaciuto della tua squadra? Visto che hai parlato della difesa un attimo da registrare, però anche è vero che si difende con tutta la squadra. Sì, sì. Cosa mi è piaciuto? Mi è piaciuto che stasera eravamo in 20 finalmente, perché nelle prime due partite tra comunioni, matrimoni, vacanze eravamo ancora qualche acciacchino che ci sta, eravamo molto rimaneggiati, e invece stasera eravamo 20 e soprattutto nel secondo tempo secondo me si è visto che mettendo in campo giocatori freschi di grande qualità possiamo sicuramente far bene, quindi mi è piaciuto lo spirito, la completezza delle nostre risorse, quindi, ma lo sappiamo, deve essere il nostro punto di forza. Punto di forza sicuramente l'attacco, perché avete un Novaresi in forma strepitosa, ma parlavamo prima anche del tuo numero 9, Costantino. Sì. Sembra che abbia un motore. No, abbiamo tante soluzioni in tutti i reparti. In attacco adesso magari stasera si è visto di più, perché siamo riusciti a fare 4 gol, ma le soluzioni ce le abbiamo in tutti i reparti. Sicuramente è un bel problema per me, Matteo Raiteri, scegliere gli uomini più in forma, però è un piacere allenare, sono tutti ragazzi di grande qualità. Costantino, Novaresi, Russotti, Podda, Bianco, Vio, abbiamo veramente tanta qualità da metà campo in su, quindi anche beh, perché poi quando si allenano tra di loro trovano qualità tra di loro, e quindi gli allenamenti saranno molto belli. No, ci divertiamo in allenamento, ci mettiamo anche gli amatte, ci divertiamo con loro, li obblighiamo a giocare a due tocchi, così giocano insieme e quindi è bello sicuramente allenare una squadra del genere. Ok mister, grazie, arrivederci, ciao. Ciao, ciao, ciao.